In realtà, secondo il calendario, era prevista una relazione del professore Ferrari sui diritti tra universalismo e globalizzazione, ma d'accordo con gli organizzatori, il professore Ferrari ha optato per un tema diverso che, razione materie, fa riferimento alla seconda sessione e in particolare ci parlerà di un tema di grande interesse che è dato dagli sviluppi della forma di governo negli Stati Uniti dopo i due mandati di Barack Obama. Quindi, senz'altro gli do la parola e lo ringrazio. 20 minuti, 25 al massimo. Grazie Presidente per lo spostamento di orario dovuto ai movimenti di ieri e quindi anche alla modifica del tema che era correlato alla sessione di ieri. Voglio ringraziare gli organizzatori, a cominciare dall'amico Guerino D'Ignazio per l'invito, è sempre un piacere tornare in Calabria. Naturalmente saluto il professor Silvio Gambino che è l'onorato del seminario, collega di grande valore e spessore, che spero riduca l'impegno didattico come sempre accade in questi casi, ma continui a onorarci della sua tradizionale produzione scientifica, e quindi spero che non mancheranno prossime occasioni di incontro. Sapendo che sono presenti anche degli studenti, spenderei due parole iniziali sulla, diciamo, la forma di governo statunitense al momento dell'insediamento di Obama, e poi cercherò di mostrare se e quali evoluzioni ci sono state, come sempre accade, in via di prassi, alcune, altre per via giurisprudenziale, altre ancora per via legislativa, in questi 8 anni, dal 2008 al 2016, che vanno a concludersi tra pochi giorni con le prossime elezioni presidenziali. Certamente gli studenti sanno che la forma di governo statunitense è la forma di governo presidenziale, apparentemente una forma molto semplice, strutturata su separazione dei poteri rigida verticalmente e orizzontalmente su un federalismo che si è venuto anch'esso evolvendo. Su questo non c'è tempo di analizzare la dinamica diacronica, diciamo. La struttura della presidenza come tale e della forma di governo sotterranea.
Grazie.
Thank you.
Grazie.
Grazie.
professore Ferrari, da questo chiaro e documentario affresco fatto sulla sviluppo della forma di governo statunitense. Mentre tu parlavi, mi veniva una riflessione da fare, adesso che io sono totalmente ignorante di cose americane, nordamericane, e vorrei fare una domanda e se te ne potessi tenere conto eventualmente in serie di dibattito, se mi auguro che ti sia il tempo per esempio. Se tu opportunamente hai fermato l'attenzione tra i suoi rapporti con il Congresso e il Presidente del Senato, noi veniva a fare questa riflessione, per riferimento spostando un po' il tiro all'apporto tra il Congresso e la pubblica opinione. Perché già i contribuisce, come ti ho detto, e soprattutto alla colomba, se notate questo calo di legittimazione, di credibilità del Presidente, di cui è indice eloquente, sono indice le elezioni di medio termine con i rovesciamenti della maggioranza del Congresso. Questo significa che nella pubblica opinione la figura del Presidente non ha a passare del tempo con la stessa credibilità che aveva all'inizio e nel momento della campagna elettorale. Come spiega allora, per esempio, il fatto che anche sembra in queste ultime campagne elettorali il partito di appartenenza di Obama continua a orientare la preferenza sulla candidata dei democratici, a significare cioè che nel paese il partito in quanto tale non ha forte credibilità, almeno quindi è la persona del Presidente, non è il partito in quanto tale, a meno che non si dica che questa è una situazione contingente dovuta al fatto che dall'altro lato c'è un personaggio molto discusso e discutibile per Trump. Però ora non so se insomma, a me interesserebbe molto che esistono cose anche sul versante dei rapporti tra Congresso e pubblica opinione.